Il castello Eurialo, che con l'intervento dei forestali, quindi utilizzando una possibilità che era già concreta, torna al suo antico splendore, ma soprattutto la concreta possibilità, anzi la certezza, diceva qualche istante fa, che possa essere riaperto al pubblico. Deve essere riaperto al pubblico. Stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando in fretta. In queste ultime settimane ho stressato assieme alla collega dottoressa Musumeci perché siamo in un periodo di gestione dal polo si passa al parco e perciò alcune cose le abbiamo fatte assieme ed è giusto così. Abbiamo stressato l'ufficio per arrivare ad agosto ad aprire questo posto che è un posto meraviglioso e che è stato tolto alla fruizione dal pubblico da troppo tempo. Stesso percorso a questo punto possiamo aspettarcelo per gli altri siti cosiddetti minori, che poi minori in realtà non sono. Allora, stiamo lavorando al Tempio di Giove. Il Tempio di Giove, con l'aiuto dell'associazione, è stato ripulito, risistemato e molto probabilmente per fine mese sarà riaperto al pubblico. Chiaramente non tutti i giorni, ma in alcuni giorni prestabiliti. Ginnasio Romano? Ginnasio Rimano, stiamo lavorando con una perizia finanziata dal Dipartimento per il Verde, abbiamo accelerato sulle gare e credo che prima della fine del mese sarà ripulito e riconsegnato alla fruizione della città. Un risultato importante, intanto lasciatemi sottolineare quella che ormai diventerà una buona e importante prassi, cioè dimostriamo come attraverso la riconversione del lavoro forestale, dei nostri lavoratori forestali, li mettiamo in campo e diventano particolarmente utili nel consentire la manutenzione dei siti culturali e dei siti archeologici e quindi garantirne una valorizzazione e la fruizione. Siamo al 90% della realizzazione dei lavori e quindi attendiamo che nei prossimi giorni finalmente questo importante, uno tra i più importanti siti archeologici e culturali non soltanto di Siracusa ma di tutta la Sicilia, possa finalmente vedere di nuovo la riapertura dei battenti dopo l'incendio dello scorso anno e diversi mesi di dovuta incuria per tutta una serie di motivi. Quindi oggi lo trovate in grande spolvero, lo trovate ampiamente ripulito e sistemato, un parco con diciamo, di dimensioni certamente considerevoli, siamo a circa 7-8 ettari di superficie. Accanto a questo l'azienda Foreste di Panialis si è già distinta in questa sinergia virtuosa con i beni culturali per aver risistemato l'azienda del Tellaro e poi avete visto nella città di Siracusa come il Museo archeologico Paolo Orsi è stato tirato in grande spolvero ed ha ospitato anche il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale. Di recente la Giunta Musumeci ha approvato su mia proposta una delibera importante che è quella legata alle attività complementari dei lavoratori forestali, quindi adesso possono sempre più e sempre meglio per volere del nostro governo essere messi in campo e dare una mano per il verde nelle città. Sappiamo quanta difficoltà anche di carattere economico vivono i comuni nel poter fare le manutenzioni del verde e poi soprattutto appunto la valorizzazione di tutto il demanio della regione, a cominciare appunto dai siti di interesse culturale che in questo modo presentiamo a cittadini, visitatori e turisti tirati a lucido in grande spolvero per poter dare il meglio di sé e lasciare finalmente il giusto ricordo affinché poi chi visita questi siti possa essere il migliore testimone al mondo della bellezza e delle eccellenze siciliane. Una riforma che darà nuovi compiti e funzioni a questi lavoratori, ma come dicevo anche attraverso l'atto della giunta del governo Musumeci di pochi giorni fa, con le attività complementari troviamo quell'equilibrio fra la necessità e l'esigenza di tutelare il nostro patrimonio boschivo e forestale, ma anche di mettere in campo più a ridosso delle città e dentro i siti culturali questi lavoratori per finalmente presentare appunto nel massimo del proprio splendore e della propria bellezza questi siti a cittadini, turisti e visitatori. Collaborazioni che possono essere anche ampliate. Qualche giorno fa ricordo ad esempio una richiesta di convenzione anche per Villa Reiman, per quello che serve. C'è una tempistica, c'è una possibilità concreta. In tutta la Sicilia stiamo lavorando a queste convenzioni, in diversi posti li abbiamo già attuati, in altri sono in fase di attuazione. Oggi con l'atto del governo diventa tutto più facile perché finalmente andiamo a disciplinare nel dettaglio e andremo a realizzare anche, ripeto, quell'equilibrio di cui parlavo prima. Noi abbiamo l'esigenza e il dovere di salvaguardare il patrimonio boschivo, altrimenti lo perdiamo e sappiamo a cosa ci riferiamo, ma accanto a questo abbiamo una straordinaria e competente forza lavoro in Sicilia, che sono gli oltre 20.000 lavoratori forestali che non possono star più soltanto nei boschi ed essere oggetto di attacchi alcune volte immotivati da parte dei media nazionali, ma anche oggi, soprattutto oggi con questa vostra presenza, dimostriamo quanto capaci e quanto utili possono essere alla Sicilia tutta.